Naturalmente passano necessariamente in secondo piano i tuoi due gol, è il tuo momento ottimo, un momento importante, però la squadra non va. No, ma ora sinceramente non penso ai gol, io penso alla squadra e è un momento dove oggi posso dire che oggi c'è stato veramente l'impegno da parte di tutti, ci abbiamo messo veramente il fuoco, solo che è un momento dove se non siamo concentrati al 100% ma al 99,9% lo prendiamo nel culo. Però Davide, quello che dico io è che anche vedendo un po' voi che eravate in fase offensiva quando vedevate come il Pescara ha preso gol, ci rimanevate un po' male, ma l'atteggiamento, lo sguardo che facevate era come dire come si possono prendere gol così. No, ma la fase difensiva siamo noi che la iniziamo, quindi non è colpa solo dei difensori, non è colpa degli attaccanti o viceversa. La colpa è di tutti, noi oggi abbiamo messo l'atteggiamento, quello che ci vuole sempre in qualsiasi partita, e siamo i primi a rimanere delusi perché non riusciamo a fare un risultato che magari ci può portare entusiasmo. Davide, 12 gol se non erro in questo campionato, tuo momento particolarmente positivo, senti la responsabilità di doverti caricare la squadra sulle spalle da qui in futuro? Ma te l'ho detto, dei gol non mi interessa in questo momento perché io voglio il bene del Pescara, voglio fare risultati positivi perché ne abbiamo bisogno e quindi spero che d'ora in avanti, oltre all'atteggiamento, arriveranno anche i risultati. Per ora arriverà una Carrarese e chiudiamo Davide che ha battuto il Cesena. Quindi che è in forma e che sta bene e che ha tanti punti più del Pescara, 12 se non erro. Sì, ma non sapevo il risultato di stasera, ma noi giochiamo qualsiasi partita contro chi giochiamo, cerchiamo di mettere in campo quello che proviamo in allenamento e un atteggiamento che non deve mai mancare e noi ci giochiamo la nostra partita. Ti chiedo un'ultima cosa Davide, tu hai il peso dell'attacco sulle spalle, Edoardo Vergani ancora fuori, nel mercato di gennaio è andato via un giocatore, Sassanelli che è stato preso ora dai problemi personali, vi sentite un po' pochi lì davanti nel ruolo di punta centrale? Ma io penso che abbiamo un reparto d'attacco veramente forte, stiamo cercando di tirare fuori ogni giocatore le proprie qualità e penso che quando le cose vanno bene si sono viste, è normale che è un momento un po' difficile per tutti e quindi magari ci gira anche qualcosa storto. Una domanda da studio, ti do l'auricolare Davide e poi ti lasciamo ai colleghi, vi ascolta Davide Merola. Sì, buonasera Merola, complimenti per i due gol che comunque vanno sottolineati, quota 12-8 nelle ultime 8 partite, Alessandro Alberti. No, ti dico bravo per quello che stai facendo perché sei un giocatore, ti stimo, avrei piuttosto preferito fare un'altra domanda all'allenatore che è andato via perché non credo che Merola sia... Proviamoci, dai Alessandro. No, voglio dire, in questo momento storico stiamo facendo un sistema di gioco che non è performante, perché a Pescara ci abbiamo la testa su questo 4-3-3, perché sennò sembra che non esiste un altro sistema di gioco. Però non ti voglio mettere francamente in imbarazzo. Io cercherei di cambiare qualcosa partendo dalla fase difensiva davanti. Peraltro tu la porta la vedi. E sei un giocatore che a mio avviso non deve continuare a giocare perennemente sugli esterni, per me potresti fare, sei bravo e puoi fare anche la seconda punta, però io cambierei francamente qualche cosina perché questo è un sistema di gioco che non è assolutamente performante, per cercare di creare anche in voi giocatori un po' più di interesse, perché mi rendo conto che prendere 3-4 gol ogni partita è dura, tutto qua, però tu non sei l'allenatore, l'avrei voluta fare al mister la domanda, Franco. Però sentiamo che cosa ne pensa. Ma sinceramente penso che non sia il momento, cioè penso non è quello il problema, la tattica, il modulo, gli schemi, penso che con qualsiasi modulo uno deve andare in campo con l'atteggiamento giusto e basta.